nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa fantastica maglia molto elegante che ho deciso di chiamare maglia strega. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della lana gatto linea Everest. Mi è piaciuta subito per la sua particolarità, perché come potete vedere è lana, ma al suo interno ha questi sprazzi di colore, che sono questo giallo tendente a un po' al verde e questo arancione. Voglio far vedere altri due colori per rendervi conto di comunque come si vedono anche negli altri colori. Quindi potete vedere anche qui nel rosso abbiamo l'arancione e il giallo, mentre qui nel canna da zucchero abbiamo arancione e abbiamo invece il verde, ed è veramente spettacolare. Per poter realizzare questa maglia, che è una taglia S, io ho utilizzato 400 grammi, però come potete vedere mi va larga, non mi stringe per nulla, anche qua sotto, e ho lavorato con l'uncinetto del 4,5 e del 5. Se siete una taglia M andate a prendere 100 grammi in più, se siete una taglia L vi occorrono almeno 150 grammi in più, 200 grammi. Questo naturalmente se volete fare le maniche uguali alle mie. Se le volete fare più lunghe, allora che siate taglia S, taglia M o taglia L, dovete andare a comprare almeno un gomitolo, anzi forse anche meglio due gomitoli in più rispetto a me se siete una taglia S. Quindi stessa cosa, siete taglia M o L, aumentate ulteriormente quello che vi ho detto prima. Come sempre vi lascio il link al sito Filati Elsa, dove trovate questo colore, quei due che vi ho ammassati e altri colori. C'è anche un bel verde che potete sfruttare, anche un bel blu notte che secondo me rende la creazione perfetta per poter essere indossata la sera in qualche occasione importante, ma anche per uscire a cena fuori. Per quanto riguarda la lavorazione, si parte dall'alto, andiamo a creare questa, le maniche e anche quindi la parte avanti e la parte dietro, e creiamo questo scollo tondo, quindi non è tirato come solitamente, perché ho fatto in modo che qui venisse tondo e naturalmente durante il video vi mostro come. Una volta fatta la parte di sopra si va a far lavorare la parte di sotto, ripetendo sempre lo stesso motivo. E io l'unica cosa che ho fatto, quando sono andata a lavorare la parte sotto, sono andata a lavorare col numero 5 invece che col 4,5, in modo da avere la lavorazione che vedete è bella larga e morbida, quindi si adatta tantissimo alle forme e non stringe. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della lana gatto linea Everest, questo colore nero con degli spruzzi arancioni e gialli, che trovo veramente molto carino. La lavorazione che andremo a fare è semplicissima, sono due giri che si vanno ripetuti, lavorerò con un 104,5 e inizieremo realizzando due rettangoli che ci servono per ricreare le maniche e la parte in alto della maglia. Però vi dico già che io nel rettangolo dietro monterò 170 catenelle e la lunghezza mi arriva da un gomito all'altro gomito. Nella parte 171 catenelle, nella parte avanti invece monterò 191 catenelle, in modo tale che quando andrò a cucire le braccia la parte avanti scenderà un po' sul davanti, e questo permetterà alla nostra lavorazione di avere uno scollo tondo e non uno scollo tipo a barca. Quindi per questo ho deciso di montare queste 20 catenelle in più, proprio per poter ottenere un collo tondo. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 5 più una catenella, quindi infatti ho 171 catenelle dietro, 191 catenelle avanti. Quindi se voi dovete volete le maniche più lunghe rispetto a me, quindi che vanno da polso a polso, mi raccomando misuratevi quindi la larghezza delle vostre braccia, quindi da un polso all'altro polso passando per dietro le spalle, e montate tante catenelle fino ad arrivare a quella misurazione più una catenella che vi serve per avere l'inizio del giro uguale alla fine, e quando andrete a fare il pezzo avanti montate quelle 20 catenelle in più, quindi tenendo conto sempre del multiplo di 5, in modo tale che il collo scende. Potete anche metterne un po' di più, tipo potete mettere 25 catenelle in più, come desiderate. Non esagerate, perché poi va a finire che vi farà un difetto, quindi meglio non aumentare troppo le catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare i nostri giri. Non vi preoccupate se vedete il filo nero, perché la lavorazione è veramente molto semplice. Quindi prendo il filo e vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, che equivale alla nostra prima maglia alta. Entro nella prima delle mie maglie di base, io ne ho fatte 16, quindi entro nella sedicesima e vado a fare un'altra maglia alta.
catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella catenella di base e vado a fare altre due maglie alte, una e due. Prendo il filo, salto 4 catenelle, entro nella quinta e ricomincio da capo, andando a fare 2 maglie alte, una e due. Scusate, mi devo tirare un po' di filo. Eccomi. Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due, e di nuovo prendo il filo, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare di nuovo due maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. Quindi devo fare questo per tutto il primo giro, lo vado a terminare saltando le 4 catenelle, entrando quindi nell'ultima e andando a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Ho terminato così il primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho l'archetto di una catenella. E a questo punto vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado tra i due ventagli e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra i due ventagli e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo. Vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra i due ventagli e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, termino il giro, quindi questo è quello che facciamo per tutto il giro, termino il secondo giro andando a fare una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella. Quindi questi sono i due giri che dovremo sempre ripetere. Mi giro, vi faccio rivedere come iniziare il primo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo e rientro e vado a fare altre due maglie alte. Una, due. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta successiva e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte, una e due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. E continuo così per tutto il giro, quindi come abbiamo visto questi sono i due giri che dobbiamo ripetere. Vi ripeto che io per il rettangolo dietro monterò 171 catenelle, per quello avanti 191. Vi dirò quante volte ho ripetuto i due giri e come mettere i marcatori e poi andare a lavorare il corpo della maglia. Allora, io ho terminato i due rettangoli e sono andata a lavorare per 6 motivi. Dell'ultimo motivo però ho fatto solo il primo giro, non ho fatto anche il secondo. Il secondo lo andrò a fare quindi quando lavorerò al corpo della maglia. Vi ricordo che io per il rettangolo avanti ho montato 190 catenelle, mentre per quello dietro 170. Questo perché quando indosserò poi la maglia il collo sul davanti cederà e quindi verrà più morbido. E inoltre, avendo il seno sul davanti, la scusate, questo è il davanti, ho sbagliato a mettere la cosa sul davanti, ecco,
la maglia cederà meno, quindi stringerà meno, proprio perché ha più motivi. Per mettere i marcatori io sono andata a contare i ventagli da entrambi i lati e al tredicesimo ventaglio sono andata a mettere il marcatore. Stessa cosa da quest'altro lato, quindi sono andata a contare dall'esterno verso l'interno 13 ventagli e al tredicesimo ho messo il marcatore tra naturalmente la catenella di separazione tra le due maglie alte, sia dietro che avanti. Un'altra cosa, perché una taglia M può mettere 12 ventagli, quindi al dodicesimo metto un marcatore e si allarga tantissimo, quindi basta togliere un ventaglio da entrambi i lati per la taglia M, mentre per una taglia L toglietene due, per una taglia XL toglietene anche tre. Detto ciò, sopra sono andata a mettere i miei marcatori nel quattordicesimo ventaglio, questo perché non voglio il collo comunque troppo largo. Poi una volta cucito, se magari noto che mi cade troppo, andrò a cucirlo un altro po', però per adesso vanno bene così. Quindi adesso andiamo a lavorare la parte di sotto. Allora, sono arrivata al secondo marcatore, ho fatto le 3 catenelle, prendo il filo, entro tra l'archetto delle due del ventaglio e quello successivo, quello dietro, scusate, in questo caso quello avanti e quello dietro, sì, e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, e ricomincio andando di nuovo a fare una maglia bassa tra i ventagli, 3 catenelle, ventaglio successivo, entro nella catenella e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, e continuo così fino a terminare il mio secondo giro. Poi si ricomincia dal primo e naturalmente vi farò vedere un attimo come ricominciare, come passare poi a lavorare sempre questi due giri e come fare se volete poi allargare la lavorazione non cambiando l'uncinetto, ma possiamo anche allargare andando proprio ad aumentare la lavorazione. Allora, sto terminando il secondo giro, quindi entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. E adesso andiamo direttamente a lavorare il nostro ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. E poi passiamo direttamente alla maglia alta successiva e andiamo a fare di nuovo il nostro ventaglio. Quindi 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte. Si continuerà così per tutto il giro e naturalmente si terminerà il giro facendo qui un ventaglio e una maglia bassissima per arrivare dove abbiamo la terza catenella per chiudere il giro. Poi con delle maglie bassissime si inizia di nuovo a fare la maglia alta al centro del nostro ventaglio. Ora, per chi ha necessità di aumentare parecchio, quindi non deve aumentare soltanto cambiando l'uncinetto del numero 5 perché comunque non si allarga abbastanza e lo vuole tipo a campana la maglia sotto, vuole proseguire facendo tipo un vestito, potete lavorare in questa maniera. Andate a fare 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, e quando dovete andare a fare il giro delle maglie alte andate a fare 2 maglie alte, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, 2 maglie alte. In questa maniera voi andrete ad allargare la lavorazione moltissimo, perché comunque avete molti ventagli, quindi andate a allargare tantissimo e potete fare quindi la maglia a campana sotto o quindi un vestito, quindi con una gonna bella larga, dipende da quello che volete fare. Quindi se dovete allargare molto e non vi basta passare l'uncinetto il numero 5, mi raccomando, avete questa opportunità per poter allargare la vostra lavorazione. Io continuerò a lavorare in questa maniera col 4,5, non so se andrò a fare la maglia a campana o se invece comunque la parte inferiore la farò un po' più larga rispetto alla parte iniziale, quindi passando a lavorare con il numero 5. Devo ancora un po' decidere man mano che continuerà la creazione, però nel frattempo andrò sempre a lavorare questi due giri. Ho terminato di lavorare il corpo della maglia, ho ripetuto i due giri per 18 volte, gli ultimi due motivi li sono andata a fare con l'uncinetto il numero 5, questo per allargare ulteriormente la lavorazione in modo che non stringa troppo sotto. Mi andava già larga, cioè comoda, non larga, quindi mi è bastato fare solo gli ultimi due giri con il numero 5, però voi se avete bisogno di sentirla più morbida, come vi ho detto prima, andate a lavorare con l'uncinetto il numero 5 prima o andate a fare gli aumenti. A questo punto sono andata poi a cucirmi le braccia e naturalmente ho cucito sotto dall'esterno verso dove avevo messo il marcatore, e qui vi avevo detto che avevo messo fino al quattordicesimo gruppo di maglie e di ventaglio, invece sono andata a cucire fino al quindicesimo.
perché altrimenti lo scolo si allargava troppo e non mi piaceva. Quindi ho fatto la stessa cosa qui, ho cucito sotto e ho cucito per 15 motivi, e quindi questo è il collo. Come potete vedere si allargherà sotto, ma non farà alcun tipo di difetto, proprio perché il tipo di lavorazione che permette di avere uno scollo rotondo ma senza alcun tipo di difetto. Quindi possiamo dire che la nostra maglia è terminata.